Pasqua era arrivata. Gerusalemme era piena di gente. Quando Gesù salì sul Monte degli Ulivi, una collina che si affacciava su Gerusalemme, lui disse a due dei suoi discepoli di trovare un asino. Trovarono l'asino e gli misero sopra i propri mantelli. Gesù cavalcò l'asino, realizzando il verso biblico che dice: «Ecco il tuo re, Gerusalemme, che cavalca su un asino». Gesù cavalcò su un asino fino a Gerusalemme. Molte persone, ricordando i suoi miracoli, si unirono a lui. Misero i propri mantelli e i rami di palma sulla strada davanti a lui per onorarlo. Tutti loro speravano che Gesù fosse il Salvatore promesso da Dio. Perciò gridavano: «Osanna! Benedetto è colui che viene nel nome del Signore! Benedetto è il Re di Israele!» «Il mondo intero lo sta seguendo!» si lamentavano i farisei. «Gesù, devi dire loro di stare zitti!» «Anche se tutti smettessero di gridare», replicò Gesù, «le pietre si metterebbero a lodarmi».